da avviare, perfetto, da avviare i lavori della giornata e benvenuti di nuovo a tutti ai lavori di oggi. Passo la parola al dottor Mastro Monaco per il saluto. Siamo sullo stesso PC. Io non so se devo mettere le cuffie, forse. Comunque. Buongiorno a tutti, grazie per aver accettato l'invito ed essere qui a seguire questa giornata. Mi presento per chi non mi conosce, sono il dirigente della direzione PNRR del Formez, da poco, ma conosco già il progetto FAST, in quanto ci ho lavorato un anno fa in un'altra veste, quella di consulente. E quindi sono anche affezionato, ecco, al progetto. Questa giornata è molto importante, è una giornata che ci aiuta a fare un altro passo avanti rispetto sia alle innovazioni che il progetto, diciamo, ha preso in carico, ma sia anche alle attività che poi i vari piani di lavoro intendono realizzare in un'ottica, diciamo, sempre più di modernizzazione. E quello che mi auguro, diciamo, che venga fuori anche da questa giornata, oltre alla condivisione di tutte le esperienze che possono sempre rappresentare best practice da diffondere poi a livello nazionale, perché piccoli comuni, si sa, tra di loro fanno rete e si aiutano a vicenda, ma anche nella condivisione proprio delle best practice che aiutano, dati anche i numeri ridotti delle persone che sono operative poi all'interno dei comuni, a gestire meglio le attività. E in questo senz'altro l'artificial intelligence ci può dare una mano. Quindi vi ringrazio ancora una volta, ringrazio i vari oratori che prendono parte alla giornata e anche tutti i comuni presenti. Lancio un appello per i comuni, nel senso, molti comuni di quelli che partecipano hanno già prodotto dei piani di lavoro e ci stanno lavorando, altri sono in fase di redazione più o meno avanzata. È importante riuscire a chiudere prima possibile l'approvazione di tutti i piani di lavoro per poter poi avere il tempo di mettere in pratica le iniziative che sono state inserite e anche proprio, diciamo, riuscire a raggiungere i target senza correre, ma riuscendo a mettere sul campo tutte le azioni previste con i tempi dovuti e nel migliore dei modi. Quindi, da questo punto di vista, quindi voglio rassicurare che ci sarà la massima attenzione da parte mia, da parte di tutto lo staff del Formez e di tutti i consulenti per dare un supporto quanto più possibile anche proprio dal vivo, perché è vero che lavoriamo con l'artificial intelligence e lavoriamo spesso anche su Microsoft Teams, ma il fatto di riuscire a ritagliarsi anche un'ora di incontro di persona aiuta senz'altro a conoscersi meglio e a rendere poi più produttive tutte le attività che si devono realizzare, a mio avviso. Quindi ringrazio tutti ancora una volta e vi auguro un buon lavoro. Grazie mille. Scusate la questione un po' empirica della cosa. E io ringrazio il dottor Mastro Monaco per il saluto e passo la parola a Tonia Maffei, che aprirà i lavori e condurrà il webinar di oggi. In progress. Perfetto. Speriamo bene con Zoom oggi perché ci sta dando tanti problemi. E passo la parola a Tonia. No, l'audio non si sente, Tonia, scusami. Vediamo. Prova a parlare. Da connessione all'audio, no.
Chiedo conferma ai miei colleghi. Franco, tu senti? No. Catalin, no. Riccardo, no. Ok. Magari dal computer di Anna Rita. Simone, non ce l'ho molto. Scusateci un secondo soltanto. Tanto è un lavoro interno nostro, quindi oggi ce la facciamo così. Vi ricordo che se avete domande potete utilizzare il box domande che troverete come al solito in basso. Ciao Gianluca, ti do il benvenuto. Se vedi che siamo tutti ancora, diciamo, in fase di preparazione, stiamo verificando l'audio della dottoressa Maffei e la condivisione. Ok, si vede, non in modalità presentazione, ma si vede. Buongiorno, ben trovati. Allora, questo intoppo iniziale ci dà l'occasione per entrare subito nel merito della prima slide. L'innovazione tecnologica e l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, nei contesti organizzativi, è un fattore di semplificazione oppure di complicazione? È un'opportunità oppure una minaccia? Fa risparmiare o fa perdere tempo? Fossimo stati in presenza oggi, avremmo cominciato con l'orario ordinario. Abbiamo perso qualche minuto per tarare le tecnologie, che però sono uno strumento che ci dà la possibilità di interagire in questo momento, pur essendo in luoghi chiaramente non contestuali. E quindi fattore di semplificazione perché ci consente di svolgere delle attività che altrimenti non avremmo potuto svolgere con questa modalità, di complicazione perché appunto sono strumenti che non sempre sono magari adeguati rispetto alle strumentazioni che già esistevano oppure richiedono delle competenze sulle quali ci stiamo ritarando. Quindi possono avere degli aspetti diversi. E, ho trovato questo, non ho letto il libro Il Salmone del Dubbio, mi riprometto di farlo, ma ho trovato una frase che mi sembrava esplicativa di quello che ci attraversa in questo periodo. E dice, qualunque cosa esista nel mondo quando nasciamo ci pare normale e usuale e riteniamo che appartenga per natura al funzionamento dell'universo. Immaginate il telefono, l'elettricità, le auto. Nessuno di noi si pone il dubbio, il problema, sono utili, le utilizziamo, possono essere nocive. Certo, magari le auto sono nocive, ma le continuiamo ad utilizzare anche se inquinano, anche se possono provocare degli incidenti. Sono degli elementi che abbiamo trovato nel mondo quando abbiamo cominciato a essere consapevoli della nostra esistenza, per noi fanno parte dell'ordine naturale delle cose. Qualunque cosa invece sia stata inventata nel ventennio intercorso tra i nostri 15 e i nostri 35 anni è nuova ed entusiasmante e rivoluzionaria, forse rappresenta un campo in cui possiamo fare carriera.
Immaginate i PC, i computer, abbiamo cominciato ad utilizzarli, dico in maniera più o meno omogenea rispetto alla platea dei partecipanti. L'abbiamo cominciato a utilizzare in un momento in cui eravamo all'università oppure abbiamo cominciato a lavorare. Ci è sembrata una cosa nuova, entusiasmante, rivoluzionaria. Oggi nessuno di noi penserebbe di non utilizzare i computer nell'attività lavorativa ordinaria degli uffici. Ovviamente ci sono contesti in cui i computer non vengono utilizzati, però lì dove si utilizzavano le macchine da scrivere, oggi si utilizzano ordinariamente computer, tablet, altri tipi di strumentazione, nessuno mette in dubbio che vada bene così. Il terzo punto, invece, qualunque cosa sia stata inventata dopo che abbiamo compiuto i 35 anni, va contro l'ordine naturale delle cose. Allora, immagino che più o meno i 35 anni li abbiamo compiuti, l'intelligenza artificiale è entrata nelle nostre vite più o meno dopo il compimento del 35esimo anno. E abbiamo un atteggiamento, se non ostile, non siamo ostili, non va contro l'ordine naturale delle cose, però è un elemento che ci costringe a interrogarci su tante cose. E perché l'ho riportata questa fase? Appunto perché mi sembrava esplicativa per cominciare un intervento di contestualizzazione sull'utilizzo, l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni, le forme di regolamentazione, quindi le strategie italiane, il piano triennale per l'informatica e soprattutto la norma europea sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale che è stata di recente approvata un paio di mesi fa, a luglio del 2024. Per introdurre questo argomento, sono andata a riprendere degli studi che sono stati fatti, anche questi abbastanza recenti, sull'impatto che l'intelligenza artificiale può avere nel pubblico impiego e l'opinione a proposito di questa introduzione, di questa nuova tecnologia, cosa ne pensano gli utenti e i dipendenti, che poi sono i due cardini, i due macro soggetti cardine che nell'utilizzo e nell'interazione con questa strumentazione, con questa forma di innovazione tecnologica, ne possono decretare il successo oppure no, il fatto che sia un fattore di semplificazione oppure un fattore di complicazione. L'interazione con questo strumento, le modalità con le quali si interagisce, la consapevolezza, l'approccio che si ha, non sono avulsi rispetto all'utilizzo del mezzo, contribuiscono molto a far sì appunto che sia un fattore di semplificazione o di complicazione. Allora, oggi si utilizza l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione? Ha un impatto? Che impatto ha? Allora, proviamo a vedere che ci dice questo rapporto dell'FPA. Trovate poi i link e i riferimenti se volete approfondire l'argomento. Ci dice che degli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, il 57% è altamente impattato dall'introduzione, dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il 28% moderatamente impattato, il restante 15% subisce un'influenza minima o nulla. Tra le professioni fortemente esposte all'intelligenza artificiale, ovviamente assistenti, operatori, esperti amministrativi, personale direttivo, profili con ruoli tecnici, ricercatori, tecnologici, ricercatori e tecnologi, dirigenti scolastici e personale docente, professionisti legali, dirigenti professionali, dirigenti sanitari, quindi comunque un'ampia fetta di personale della pubblica amministrazione.
Però il fatto che questo personale sia altamente impattato dall'introduzione dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, che cosa vuol dire? Cioè, vuol dire che ne trae beneficio oppure che potrebbe far sì che ci sia una sostituzione? Allora, lo studio approfondisce anche questo elemento. Arrivando a dire che circa l'80% della fetta che sarà altamente impattata dall'intelligenza artificiale è possibile che abbia un'interazione, quindi una complementarietà con questo strumento. Ne potrà beneficiare integrando la propria azione umana con l'azione delle macchine. Questo vuol dire che ci potrà essere una sorta di umanità aumentata, quindi una strumentazione tecnologica utilizzata dagli esseri umani per potenziare le proprie capacità, così come abbiamo fatto per esempio con le calcolatrici. Le abbiamo utilizzato per potenziare la nostra capacità di calcolo, non ci hanno sostituito perché sono state utilizzate come strumento. E questa sinergia ovviamente potrà portare un valore aggiunto all'azione della pubblica amministrazione. C'è poi un'altra parte di dipendenti che, altamente esposti, potrebbe avere una scarsa sinergia con l'intelligenza artificiale a causa della tipologia di attività che svolge, per esempio il data entry. Potrebbe rischiare di essere sostituito dalle macchine perché l'apporto umano potrebbe essere irrilevante in un contesto in cui le macchine riescono a sostituire delle capacità che sono magari automatiche, che non richiedono una capacità decisionale, che non richiedono una creatività. Quindi in alcuni casi, per queste tipologie di figure professionali bisognerà pensare forse a una riconversione, a un upskilling, senza provare a irrigidirsi sul mantenimento di personale lì dove le macchine potrebbero essere efficienti. C'è infine una quota residuale di popolazione di dipendenti della pubblica amministrazione, la cui attività potrà essere altamente impattata dall'intelligenza artificiale, che si colloca in un'area di ambiguità, quindi un'area in cui le dinamiche di integrazione tra lavoro umano e intelligenza artificiale non sono ancora ben chiarite. Quindi questo riguarda soprattutto il personale diplomatico, il settore sanitario, quindi è un'area di esplorazione, è un'area in cui, come dicevo prima, le modalità con le quali i dipendenti e gli utenti interagiranno con lo strumento può fare la differenza. Proviamo a vedere adesso, sempre sulla base di studi che sono fatti dall'FPA, cosa pensano i dipendenti e cosa pensano i cittadini dell'introduzione dell'intelligenza artificiale. Questi report, queste analisi sono state fatte su piccoli campioni, sia di dipendenti che di cittadini. Quindi il motivo per cui ve li mostro non è tanto per dimostrare che ci sono quote che pensano, percentuali che pensano una cosa, altre che ne pensano un'altra, non è tanto questo. Al di là dei numeri, è per evidenziare quali possono essere gli items di riflessione, sia nell'interazione con i cittadini, sia nell'organizzazione interna degli uffici. Quindi, indipendentemente dal fatto che sia 24 o 30 la percentuale di cittadini che pensano che l'intelligenza artificiale possa essere un elemento di semplificazione che possa rafforzare la pubblica amministrazione, sarebbe importante provare a considerare quali sono le dimensioni delle risposte che sono state date. Di fronte alla domanda, nei prossimi anni la PA rappresenterà uno dei settori più interessati all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale. Dal tuo punto di vista, quanto sarà rilevante l'impatto dell'intelligenza artificiale nella nostra pubblica amministrazione? Una percentuale consistente,
il 24%, quindi un quarto ha risposto molto, un 26%, quindi più o meno un altro quarto ha risposto poco, rappresenta una tecnologia come le altre, un 20% risponde per nulla, l'API non è ancora pronta a gestire questa rivoluzione, ma un 30%, quindi un numero consistente risponde non saprei. Che ci dicono questi dati? Ci dicono intanto che appunto, una percentuale consistente di cittadini non ha un'idea del valore che potrà avere l'impatto dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, probabilmente perché non ha incrociato dei servizi erogati con l'intelligenza artificiale, oppure magari li ha incrociati, ma non ha avuto la percezione, la consapevolezza che dietro quel servizio erogato ci fosse un sistema di intelligenza artificiale, perché poi anche sulla definizione abbiamo fatto una prima parte, un primo webinar su le definizioni di intelligenza artificiale, che cosa si intende. Quindi adesso non lo riprendiamo qui, però anche quando diciamo intelligenza artificiale non intendiamo tutti la stessa cosa. Magari da quando l'intelligenza artificiale generativa, ChatGPT, è entrato, diciamo, nella quotidianità dell'attività di una parte di persone, magari identifichiamo ChatGPT o Gemini o quel tipo di intelligenza generativa con l'intelligenza artificiale, ma tutto pur, ma non è soltanto quella. Quindi magari parte dei rispondenti hanno interagito con dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione con l'intelligenza artificiale e non hanno avuto neppure la percezione. Ma queste risposte ci dicono anche che ci sono delle aspettative importanti di una parte di cittadini che si aspettano che così come utilizzino l'home banking per alcuni servizi, così come utilizzano delle piattaforme per gli acquisti, così possano utilizzare delle piattaforme per scaricarsi dei certificati. Questo in parte già avviene, oppure per inviare dei dati senza dover scaricare i moduli, compilarli, scansionarli, inviarli per PEC. Quindi c'è un'aspettativa su questo. Altri, però, la percentuale di chi dice poco e di chi dice per nulla ci dice anche che ci sono dei timori da parte dei cittadini. Da una parte che la pubblica amministrazione non sia all'altezza dell'evoluzione, forse implicitamente c'è anche un proprio timore di non essere in grado di interagire con questa tecnologia. E quindi forse c'è l'aspettativa contraria, cioè la speranza che non ci sia una evoluzione in senso digitale dei servizi della pubblica amministrazione, perché si ha il timore magari di non avere le competenze per poter interagire con le nuove tecnologie e quindi il timore di non avere più l'operatore fisico allo sportello a cui poter chiedere delle informazioni lì dove non si abbia una comprensione precisa delle cose da fare. Quindi è per questo che ve lo volevo mostrare. Ora, al di là delle percentuali, ci sono appunto delle dimensioni che ci dicono che ci possono essere delle modalità diverse di interazione e delle aspettative dei cittadini, ne dobbiamo essere consapevoli come pubbliche amministrazioni che pensano di dotarsi di sistemi e strumenti nuovi, dobbiamo esserne consapevoli per fronteggiare sia le aspettative positive che i legittimi timori da parte dei cittadini. Ancora un'altra domanda: su quali tra i seguenti aspetti l'intelligenza artificiale potrebbe produrre maggiori benefici per la pubblica amministrazione? Le dimensioni maggiori in termini di risposte positive hanno a che fare con la semplificazione e l'inclusività del linguaggio tecnico e normativo. Quindi c'è un'aspettativa di semplificazione del linguaggio da parte dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi si spera che il burocratese filtrato da sistemi di intelligenza artificiale sia di più immediata comprensione. Ancora ci si aspetta che questo aiuti a prendere delle decisioni
quindi che aumenti la capacità di prendere decisioni perché mettendo a disposizione maggiori dati, maggiori simulazioni, maggiore ampliando le possibilità umane di analisi di scelta, questo possa aiutare anche a prendere delle decisioni più informate e consapevoli i dirigenti e i dipendenti della pubblica amministrazione. Ancora, si ha l'aspettativa positiva che possa migliorare l'efficienza dell'organizzazione del lavoro e della produttività individuale, quindi anche la qualità dei servizi offerti al cittadino, la capacità di prevenire frodi, truffe o altre situazioni anomale. Questo perché c'è anche questo items? Perché si ha l'aspettativa di una maggiore trasparenza. Era un'aspettativa che già si era manifestata con gli open data, col fatto che le pubbliche amministrazioni dovessero rendere in un formato consultabile e utilizzabile i dati delle prodotti dalla propria azione, e questo avrebbe dovuto portare come conseguenza una maggiore trasparenza, un maggiore controllo dell'azione amministrativa. Questa aspettativa ora si sposta anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e ancora la capacità di individuare nuove figure professionali di cui la pubblica amministrazione potrebbe avere bisogno. E questo era quello che hanno detto i cittadini, il nucleo di cittadini intervistati per questo rapporto. Cosa pensano i dipendenti invece? Dalla ricerca è emerso che l'85%, quindi ora al di là anche qui della percentuale, che una consistente maggioranza di dipendenti delle pubbliche amministrazioni ha già utilizzato uno strumento basato sull'intelligenza artificiale, lo ha utilizzato per uso personale, professionale o entrambi, non c'era qui una distinzione tra utilizzo solo professionale o soltanto personale. Nella stragrande maggioranza dei casi lo ha trovato uno strumento utile. Che tipo di strumenti sono stati utilizzati? Chatbot o assistenti virtuali, app per scrivere o tradurre un testo, app per creare immagini, soluzioni di intelligenza artificiale generativa, applicazioni per la produttività personale, pacchetto Office, strumenti di automazione delle pratiche amministrative, app per la stesura del CV, strumenti di prevenzione delle frodi e delle violazioni della sicurezza. L'intelligenza artificiale viene utilizzata molto anche nella cyber security. App di previsione che ottimizzano l'allocazione delle risorse o la qualità dei servizi. Pensate, questo fa riferimento, ci sono delle sperimentazioni che sono state fatte in alcuni comuni, in alcuni enti, per esempio, sull'utilizzo di sistemi previsionali di intelligenza artificiale relativi ai flussi di traffico. E questo ha aiutato, sta aiutando a definire appunto criteri di mobilità magari diversi rispetto a quelli che venivano utilizzati fino a quel momento. Quindi avere la possibilità di simulare, intanto di analizzare quello che avviene e i comportamenti dei cittadini. Ovviamente in questo bisogna stare molto attenti alla protezione dei dati personali, quindi devono essere anonimizzati poi questi dati, non devono comportare una sorveglianza dei cittadini. Quindi dati raccolti sulle abitudini dei cittadini possono aiutare a prendere delle decisioni consapevoli e informate, che facendo delle simulazioni che diciamo a capacità umana più difficilmente si sarebbero potute fare, o magari si sarebbero potute fare però con un dispendio di ore di lavoro che magari non avrebbe giustificato poi la realizzazione. Quindi chi ha utilizzato strumenti di intelligenza artificiale li ha trovati molto utili nel 77% dei casi. Chi non ha mai utilizzato strumenti di intelligenza artificiale ha risposto in grande maggioranza, nel circa l'80% dei casi, che non lo ha fatto perché sono mancate le occasioni per farlo. Quindi non c'era un pregiudizio, non si è manifestato un pregiudizio a monte del mancato utilizzo. Chi invece, trovate delle percentuali che danno ovviamente più di 100, perché si poteva rispondere anche, le risposte potevano essere multiple.
Chi non lo ha mai fatto, non lo ha fatto per, quindi non soltanto perché sono mancate le occasioni, chi non lo ha fatto consapevolmente, non lo ha fatto perché ha temuto per la propria privacy, quindi ha temuto per una sorveglianza, perché ha preferito soluzioni tradizionali, perché non ha ritenuto che questi strumenti non fossero efficaci e accurati. E soltanto una percentuale minima ha dichiarato di avere difficoltà nell'utilizzo e nell'apprendimento. Io sono convinta che sia possibile che delle volte i timori che manifestiamo e dichiariamo in modi diversi, tipo non ne riteniamo, non riteniamo che siano efficaci o accurati, preferiamo le soluzioni tradizionali, magari anche per una barriera nell'utilizzo, perché temiamo di dover adeguare competenze che magari pensiamo di non avere, oppure che comporterebbero un dispendio di ore di formazione eccessive rispetto all'utilità di questi strumenti. Ancora, ora provo ad andare un po' più veloce. Quali sono le applicazioni? Questi sono i rispondenti, sono sempre i dipendenti della pubblica amministrazione intervistati. Quali sono, secondo te, le applicazioni dell'intelligenza artificiale più utili all'interno della tua organizzazione? Si è detto l'automazione di procedure e compiti ripetitivi, la personalizzazione e l'efficienza dei servizi al cittadino, l'assistenza virtuale per fornire informazioni ai cittadini. E qui abbiamo i chatbot per lo più. Questi sono degli strumenti con i quali maggiormente si sono cimentati i comuni, una sorta di assistente virtuale con il quale si può interagire per avere informazioni, magari sugli orari di apertura degli uffici, sul tipo di modulistica necessario per fare delle richieste. Con risposte che domande e risposte che in alcuni casi sono aperte, in altri casi chiuse, strutturate, quindi con modalità diverse, ma l'assistenza virtuale è uno degli elementi che più riconosciamo, ecco, come interazione di intelligenza artificiale tra cittadino e pubblica amministrazione. Ancora analisi predittiva per migliorare i processi decisionali, rilevamento frodi e anomalie dei dati, qualcuno dice che non sa. Quali sono o saranno le maggiori problematiche o difficoltà derivanti dall'adozione dell'intelligenza artificiale nelle attività dell'organizzazione? Quindi abbiamo visto le potenzialità, proviamo a vedere quali potrebbero essere le maggiori problematiche, le difficoltà organizzative. Qui si dice perché la dirigenza non è ancora adeguatamente preparata ad affrontare i nuovi modelli di gestione del lavoro e del personale, magari non soltanto questo, ma le difficoltà organizzative nell'affrontare un cambiamento di questo livello vengono ritenute la complicazione, l'eventuale fattore di complicazione maggiore. Criticità etiche, in quanto l'intelligenza artificiale è ancora suscettibile di distorsione, i bias, che possono favorire la diffusione di stereotipi e discriminazioni. Ancora fino a poco tempo fa, nel digitare intelligenza generativa, produttrice di immagini, il termine manager, venivano fuori immagini di uomini. Nel caso in cui invece si fosse scritto personale di segreteria, venivano fuori le immagini delle segretarie. Quindi è chiaro che un'intelligenza artificiale, uno strumento che impara dal passato, perché non è che inventa, acquisisce informazioni dal patrimonio di dati prodotti nel corso del tempo, e quindi se come società siamo caratterizzati da una serie di stereotipi, l'intelligenza artificiale ripeterà quegli stereotipi. Ora, questo avviene un po' di meno lì dove i bias sono stati identificati. Quindi, per esempio, sul genere,
sono stati identificati nella maggior parte dei casi e quindi si lavora nel correggerli, però magari ce ne sono talmente tanti di cui siamo così intrisi da non rendercene conto che vengono ripetuti dall'intelligenza artificiale. E questo è un problema se lo fa una pubblica amministrazione, se questi bias vengono replicati in una pubblica amministrazione. Minacce alla privacy degli individui a causa del meccanismo di condivisione e interoperabilità di dati e informazioni, riduzione dell'empatia e delle relazioni col cittadino. Dicevamo prima, magari un timore dei cittadini è proprio di non avere più un riferimento umano con il quale interagire, farsi spiegare le cose, così come si è sempre fatto. La limitata accuratezza delle procedure basate sull'intelligenza artificiale che può portare a errori e distorsioni nelle risposte, la poca chiarezza e trasparenza nei processi non gestiti con la consapevolezza della mente umana, la scarsa qualità dei dati che vengono processati dall'intelligenza artificiale. Ancora, e concludo con la parte di questo report. La Commissione europea, tra l'ultima domanda posta ai dipendenti, la Commissione europea ha identificato diverse competenze ritenute importanti per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nei contesti lavorativi. Quale secondo te è più utile e sono più utili alla tua organizzazione? E vedete le due competenze che sono state, ambiti di competenze che sono stati rilevati come maggiormente necessarie sono le competenze analitiche e le competenze digitali. Quindi sicuramente competenze digitali intese che la prima cosa che ci viene in mente, no? Per utilizzare strumenti di innovazione tecnologica devo avere delle competenze digitali, certo, quindi la capacità di utilizzare gli strumenti, però è necessario anche avere competenze analitiche, qui viene messa appunto a pari merito con le competenze digitali, avere competenze analitiche che vuol dire la capacità di saper trarre poi delle informazioni dai dati, perché i dati possono dire qualunque cosa, come si dice, che non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare, se non sappiamo che cosa vogliamo chiedere. Che risultati vogliamo leggere da questi dati, sarà complicato poi poter ritenere utile il mettere in campo degli strumenti di raccolta, di analisi e di restituzione. Ancora competenze tecniche, la capacità di gestione dei dati, la conoscenza del settore, perché poi questa è un'altra cosa importante, quindi conoscere il contesto nel quale l'intelligenza artificiale viene applicata. Una delle cose che si dice a proposito dell'intelligenza artificiale generativa è che dovremmo utilizzarla, fare domande, utilizzarla nei nostri processi di lavoro lì dove conosciamo l'argomento, perché questo aumenta la nostra capacità, quindi di risolvere problemi, di avere informazioni, di trasformarle, però se abbiamo una padronanza di quello argomento, riusciamo anche a individuare eventuali errori, quelli che chiamiamo allucinazioni dell'intelligenza artificiale. E si dice anche che bisognerebbe considerare queste intelligenze generative alla stregua di uno stagista compiacente, una stagista compiacente, nel senso, intanto ci danno risposte anche quando la risposta non ce l'hanno, perché sono programmati per dare sempre un risultato. E quindi lì dove non riescono a riscontrare, sto parlando delle intelligenze generali, quindi quelle che utilizziamo, appunto Gemini, ChatGPT, Copilot, sono programmate per dare sempre delle risposte. Lì dove la risposta non è stata trovata, viene inventata. Quindi, se si ha una conoscenza dell'argomento, si individua l'allucinazione, diciamo così, altrimenti viene presa per buona un'informazione che è sbagliata e che può essere completamente inventata. Quindi dicevo, si dice deve essere presa alla stregua di uno saggista perché comunque il prodotto dovrebbe sempre essere riguardato, revisionato. Certo, magari può essere utilizzato come semilavorato, però non può essere l'output definitivo senza un
un occhio esperto. Allora, ora vado più veloce, chiedo ad Anna Rita la cortesia di dirmi quanto tempo ho ancora. Oh, ecco, allora io utilizzo questi 6-7 minuti abbiamo parlato molto dei fattori di complicazione e di semplificazione, quindi vado alla parte del contesto regolatorio. Si è consapevoli di problematiche che nel caso dell'applicazione dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione possono essere ancora maggiori rispetto all'applicazione in altri contesti, perché l'azione della pubblica amministrazione è regolata dalla legge, perché ci sono una serie di contrappesi che fanno sì che non è possibile utilizzare dei sistemi non completamente spiegabili, che prendono delle decisioni senza l'apporto umano, che potrebbero essere discriminatori nei confronti di cittadini o di target di popolazione. La consapevolezza della necessità di regolamentare gli effetti dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in tutti i contesti, ancora di più nella pubblica amministrazione, nell'azione pubblica, è stata presente nei legislatori europei che hanno emanato, dicevo, a luglio di quest'anno l'Artificial Intelligence Act, che regolamenta appunto le applicazioni di intelligenza artificiale con un approccio basato sul rischio. È un po' quello che è stato fatto con il GDPR per la protezione dei dati personali. Quindi non è che i dati personali non si possono utilizzare, ma bisogna valutare che tipo di rischio potrebbero incorrere le persone fisiche nel caso di trattamento sbagliato, di quei dati. La valutazione, un approccio basato sulla valutazione del rischio, c'è anche nell'Artificial Intelligence Act. Quindi ci sono una serie di utilizzi, di applicazioni che comportano un rischio inaccettabile perché sono contrari ai valori dell'Unione Europea. Per esempio, i sistemi che sfruttano la vulnerabilità delle persone per manipolare, i sistemi di riconoscimento delle emozioni sui luoghi di lavoro. Immaginate, ci sono dei sistemi che consentono di rilevare dalla modalità con la quale si scrive sulla tastiera di un computer se un dipendente è nervoso, è alterato, ha dei problemi, è depresso o che altro. Ovviamente questo tipo di sistemi non sono in nessun modo accettabili, così come i sistemi che contribuiscono, che consentono di attribuire un punteggio sociale. Vi faccio un esempio, non nei nostri paesi, ma in altri stati: non paghi le multe, non ti concedo il passaporto. Ecco, cose del genere non sono ammissibili in Europa. Ci sono poi altri sistemi che comportano un rischio minimo, per esempio i videogiochi, e quindi in questo caso non sono richiesti delle procedure aggravate. Altri sistemi comportano un rischio alto, quindi in questi casi va fatta una valutazione del rischio. Non è che si dice a priori che quei sistemi non possono essere applicati. Va valutato che tipologia di rischio si può manifestare e applicati quei sistemi soltanto qualora il rischio si riesca ad annullare oppure a mitigare. L'intero Artificial Intelligence Act è basato su questa concezione della valutazione del rischio. In Italia si sta discutendo molto di una strategia italiana per l'intelligenza artificiale, non se ne sta soltanto discutendo, nel senso che ci sono documenti sulla strategia italiana, ci sono delle deleghe c'è una delega al governo per una legge italiana sull'intelligenza artificiale, c'è soprattutto il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 24-26, che per la prima volta ha un capitolo dedicato all'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Vengono evidenziate le potenzialità, segnalate gli alert, li trovate, alcuni li abbiamo già citati, e
vengono date anche delle informazioni, non solo delle buone prassi, per esempio quelle dell'INPS, dell'INAIL, ma proprio nell'ottica della pianificazione triennale si è programmato di fornire delle linee guida agli enti, quindi alle pubbliche amministrazioni, per il procurement, quindi per gli acquisti finalizzati all'innovazione tecnologica e all'introduzione dell'intelligenza artificiale, linee guida etiche sulle modalità per trattare i dati. Quindi ci sono una serie di indicazioni con delle scadenze, le prime delle quali mi sembra siano a dicembre di quest'anno. Quindi verranno fornite delle indicazioni precise alle pubbliche amministrazioni su come muoversi per utilizzare questo strumento in una maniera tale da potenziare le possibilità, appunto, e da mitigare i rischi. Io ho fatto un po' di slide in più rispetto a quelle che sapevo avrei potuto utilizzare, però ho preferito comunque farle perché comunque sono delle indicazioni che eventualmente potete tenere presente nel caso in cui foste interessati alle applicazioni operative, e soprattutto ora ci saranno gli interventi preziosi della dottoressa Feletic e del dottor Santino Luciano su dei casi pratici in cui le pubbliche amministrazioni stanno provando a utilizzare, a creare, a sperimentare, a utilizzare degli strumenti di intelligenza artificiale. Quindi io rimango a disposizione, ovviamente, sia in conclusione del webinar, sia in futuro, qualora aveste delle curiosità, delle necessità di ulteriori approfondimenti, e do direttamente la parola alla dottoressa Feletic per il suo intervento. Grazie mille alla dottoressa Maffei, è stato molto interessante seguire questa presentazione della dottoressa perché a me ha fatto soprattutto riflettere sulle grandi opportunità e sui rischi, no, che gli strumenti di intelligenza artificiale mettono a disposizione di noi pubblica amministrazione. Ed è un po' anche su questi concetti che poi si basa il progetto che vi andrò ad illustrare. Mi presento per chi non mi conoscesse, mi chiamo Monica Feletige, sono una ex dipendente comunale, ex responsabile di Sportello Unico in servizio alla regione da 13 anni, dove mi occupo sono la segretaria del gruppo tecnico regionale per la gestione del portale Sportello Unico Attività Produttive e coordino un centro di competenza regionale per la semplificazione. Quindi, nonostante sia decisamente, come avrete notato, una over 35, riprendendo le slide della dottoressa Maffei, porto avanti insieme con il mio prezioso team delle esperienze e delle sperimentazioni senza opporre alcuna resistenza ai cambiamenti. Quindi noi vediamo, io e il mio team, nell'intelligenza artificiale più le opportunità che i rischi, senza per questo, diciamo così, considerare in maniera superficiale i rischi che l'intelligenza artificiale pone, come ci diceva la dottoressa Maffei. Vado allora a condividervi la mia presentazione che si intitola Il progetto Chatbot Intelligenza Artificiale per il SUAP. Spero che vediate e sentiate bene, in caso contrario vi prego di avvisarmi. È un'esperienza appena avviata, un'esperienza embrionale che riguarda. Scusami Monica, non si vede la condivisione, non so se già l'avevi fatta partire, almeno io non vedo. Non è andata in condivisione. Ok, chiedo scusa, riproviamo, vediamo se. Ok, adesso è in condivisione. Sì, ci siamo. Ci siamo, se vuoi farla partire in modalità presentazione, perfetto. Azione vi Perfetto, si torna. sente e si Bene. vede, grazie. Benissimo, grazie a voi, grazie a voi. Quindi dicevo, il progetto è un progetto che riguarda un'applicazione di intelligenza artificiale al servizio di Sportello Unico Comunale per le attività produttive. Perché ci siamo impegnati in questo progetto? Qual è la motivazione? Beh, sicuramente lo scopo è di dare un supporto agli operatori di questo comunale, di questo importantissimo servizio.
Limitatamente, è vero, la nostra sperimentazione è limitata agli operatori degli sportelli del Friuli Venezia Giulia, però nulla esclude che possa poi essere la nostra esperienza, se sarà, come speriamo, felice, evidentemente esportata anche verso altre organizzazioni. Vi ho rappresentato un po' così, no? La super PA con questa immagine, peraltro generata con strumenti di intelligenza artificiale, vi ho rappresentato quello che vorrebbe essere il nostro chatbot per il SUAP, uno strumento davvero di supporto e di ausilio agli operatori, soprattutto a quegli operatori che sono neoassunti al SUAP e che devono svolgere questo importante servizio magari senza aver ricevuto un servizio di mentoring. Quindi un addestramento da parte degli operatori esterni. Ci siamo chiesti, prima di intraprendere questa iniziativa, se esistessero dei precedenti in Italia di realizzazione di un chatbot basato quindi su intelligenza artificiale per il servizio del SUAP. E a chi potevamo chiedere queste informazioni se non alla stessa intelligenza artificiale. Quindi mi sono divertita a interrogare ChatGPT, l'ho fatto, come vedete, un paio di mesi fa, e gli ho fatto un prompt semplicissimo, ho chiesto: esistono esempi di chatbot per il SUAP in Italia realizzati da una qualche pubblica amministrazione? E queste sono le risposte che ChatGPT mi ha prontamente dato. Come potete vedere, mi ha indicato tre esempi di chatbot Ada, Pia e Urca, prodotti presso il comune rispettivamente di Milano, Firenze e Torino. E quindi, insomma, come ci anticipava prima la dottoressa Maffei, l'intelligenza generativa trova sempre delle risposte vere, non vere, giuste, sbagliate. E qui dobbiamo prestare attenzione a scremare e a verificare. Tant'è che poi ho riprovato a fare esattamente la stessa operazione 2 giorni fa e quindi a reinterrogare ChatGPT a settembre e vedete che proponendogli lo stesso prompt, cioè la stessa identica domanda, mi ha dato delle informazioni un pochino differenti. Quindi mi ha proposto ben 5 ipotesi di chatbot SUAP, quindi di 5 assistenti relativi al comune di Firenze, Bologna, alla regione Lombardia, città di Torino e comune di Verona. Con peraltro arricchendo rispetto all'interrogazione precedente la sua risposta con i link. Per poter verificare di cosa si trattasse. Io naturalmente sono andata poi a guardare all'interno di questi link per poi fare ancora un'interrogazione, sempre lo scorso martedì, e passare da ChatGPT a Copilot di Microsoft. Quindi ho usato un altro strumento di intelligenza generativa, un altro tool, che come potete vedere mi ha dato risposte ancora diverse, seppur sullo stesso prompt. E qui lui mi ha proposto appunto i comuni che vedete, insomma, indicati qui, sempre di nuovo Torino, la regione Piemonte, il comune di Incisa Valdarno. E a questo punto ho provato un pochino a stressare il sistema e gli ho scritto: ma scusa chat, ma nelle fonti che citi non trovo nessun riferimento al SUAP. E guardate un po', lui si scusa per l'errore e dice: sì, in effetti non ho trovato esempi specifici di chatbot per il SUAP nelle fonti precedenti. Vuoi che continui la ricerca? Sì, grazie. E a quel punto lui mi ripropone nella sua risposta, di nuovo il riferimento al comune di Torino, alla regione Piemonte, al progetto Italia, mi dice: sì, sembra che ci sia un crescente interesse nell'uso di chatbot per migliorare l'efficienza dei servizi pubblici in generale, ma rispetto alla tua domanda, per scoprire se ci sono delle amministrazioni che hanno in corso progetti specifici per il SUAP, beh, forse è meglio che tu faccia direttamente riferimento alle amministrazioni locali e le contatti. Allora, perché vi ho proposto questa divertente scenetta? Perché, come ci diceva prima la dottoressa Maffei,
Questa scenetta ci dimostra appunto che la credibilità e l'affidabilità dei sistemi basati anche sull'intelligenza artificiale, in questo caso generativa, potrebbe essere, se non discutibile, insomma, quantomeno è un po' limitata, ecco, anche perché questi sistemi pescano nell'universo del web, ok? Quindi non pescano da una base dati certa, certificata da qualcuno, pescano nell'universo del web e non è detto che trovino delle risposte sempre veritiere, veridiche, quindi rimane molto, molto forte, molto necessario l'intervento umano nella validazione di queste risposte. Tra l'altro potremmo anche noi aver sbagliato a fare la domanda. Il cosiddetto prompt di ricerca potrebbe non essere così accurato. Io in effetti ne ho posto uno molto molto generico, ma volutamente, e quindi in funzione anche della genericità o dell'erroneità o comunque della scarsa qualità del prompt, potremmo avere a nostra volta risposte piuttosto scarse. Quindi prudenza, prudenza nell'uso di questi strumenti. Che cos'è un chatbot di intelligenza artificiale? Beh, qui l'ho chiesto a Google molto semplicemente. Che cos'è? E fondamentalmente mi ha risposto che un chatbot è un software che, diciamo, simula ed elabora delle conversazioni umane scritte o parlate, appunto attraverso degli input di testo, audio, insomma, senza comunque la necessità di un intervento umano, quindi è sicuramente di ausilio all'essere umano. I chatbot dunque facilitano, ed è questo lo scopo anche del nostro chatbot SUAP, facilitano la ricerca di informazioni che sono già presenti da qualche parte nel web e che si fatica magari a trovare, perché quelle informazioni potrebbero essere collocate in punti disparati del web, potrebbero essere non ben archiviate, non ben catalogate, quindi l'essere umano da solo magari fa difficoltà, fa fatica, perde tempo e anche in qualche modo si disamora, no? Degli strumenti di ricerca. Allora il chatbot dovrebbe facilitare questo processo. Qui vi ho incollato anche lo screenshot di un assistente virtuale, un chatbot, così mi aveva incuriosito, lanciato da un comune spagnolo, il comune di Torrejón, spero si pronunci correttamente così, e sembra che questo assistente virtuale abbia piuttosto successo, abbia un grande successo con i cittadini. Perché progettare un chatbot per il SUAP in Friuli Venezia Giulia? Beh, tutto nasce da una ricerca che le esperte PNRR a servizio della regione FVG hanno fatto nel 2022. È emerso questo bisogno dei nostri sportelli, in particolare dei nuovi assunti, come vi dicevo prima, ai quali non viene offerto un passaggio di consegne o un processo di mentoring, un bisogno di avere delle informazioni che si reperiscono prontamente quando hai l'utente lì, magari allo sportello o al telefono, e non sai che rispondere. E d'altro canto è anche vero che il SUAP si occupa di una grande varietà di materie produttive, no? Quindi al di là di essere neoassunti, e quindi avere effettivamente un bagaglio di competenze limitato, comunque il SUAP dovrebbe avere a monte un insieme di conoscenze molto molto ampio e che di solito si acquisisce con anni e anni di lavoro. Il bisogno che hanno questi operatori neoassunti poi in realtà in qualche modo si scarica su di noi. Vi dicevo che io sono segretaria del gruppo tecnico regionale per la gestione del SUAP, quindi una delle funzioni del mio team ci costa circa il 20% del lavoro settimanale, è proprio quello di dare assistenza agli operatori, quindi quando gli operatori del SUAP, gli operatori di back office, quindi quando loro sono in difficoltà, chiamano noi per avere un aiuto. E questo naturalmente è una catena, no?
in qualche modo che crea disagio, che crea comunque implica che noi destiniamo quota a parte, una quota a parte rilevante del nostro tempo ad aiutare gli sportelli. Nel frattempo l'utente, che nel nostro caso è l'operatore di back office suo, il quale a sua volta poi deve dare una risposta all'utente finale, ecco, l'utente finale attende con impazienza. Ecco perché, quindi, la ragione per cui ci siamo, diciamo così, avventurati in questa sperimentazione, in questa esperienza. Chi sono dunque i principali stakeholder del nostro progetto? I funzionari comunali, ma anche noi, il gruppo tecnico regionale. Precisiamo una cosa: il progetto non è quindi finalizzato a rispondere direttamente alle domande di cittadini e imprese. I nostri utenti finali sono gli operatori, in particolare i neoassunti oppure tutti coloro che operando in un SUAP magari molto piccolino non hanno, diciamo così, sono operatori a scavalco magari fra più materie, quindi non hanno tutte quelle competenze che sono necessarie per gestire efficacemente un ufficio SUAP. Gli assunti del nostro progetto? Beh, sicuramente l'abbiamo detto, creare un assistente virtuale per gli operatori di back office che possa fornire risposte rapide, accurate e soprattutto basate su fonti affidabili. Dicevamo che per evitare le allucinazioni di cui ci parlava la dottoressa Maffei, gli assistenti virtuali dovrebbero pescare da una base dati affidabile, non nell'universo web, perché altrimenti l'operatore si può confondere, soprattutto se, come abbiamo già spiegato, gli proponiamo un prompt poco curato, poco ricco di dettagli, magari poco efficace. Quindi un assunto è far lavorare il nostro futuro chatbot partendo da una base di conoscenza certificata ed affidabile, non general generica, il web nella sua generalità. Secondo elemento, utilizzeremo una modalità copilota. Cosa significa? Che il chatbot suggerirà all'operatore SUAP che si rivolge a lui, suggerirà le risposte, ma questo deve essere ben chiaro, lascerà agli operatori la possibilità di modificare queste risposte, approvarle o rifiutarle, in modo da garantire la qualità e la responsabilità del servizio. Sicuramente uno degli assunti è il coinvolgimento di un gruppo di operatori esperti che abbiamo già individuato, quindi ci sono degli esperti SUAP molto afferrati, no? Nella materia, che lavorano da anni in questi uffici, che ci aiuteranno a revisionare le domande che formuleranno invece gli operatori meno esperti e daranno feedback al chatbot in modo tale che il chatbot apprenda e migliori la sua performance nel corso della sperimentazione. E infine, un altro assunto è sicuramente catalogare le domande che verranno poste al chatbot e le correlate risposte, catalogarle in base ad una conoscenza, una base di conoscenza accessibile, aggiornata, che faccia da punto di riferimento sia per gli operatori che per il chatbot stesso. Le fasi sono quelle tipiche di un qualsiasi progetto, quindi sviluppare un chatbot è a tutti gli effetti un progetto che passa attraverso delle fasi necessarie, la prima delle quali, che è quella in corso, l'analisi dei requisiti che servono per poter costruire il nostro sistema di intelligenza generativa per il SUAP, analisi dei requisiti e quindi definizione delle funzionalità, e poi a seguire tutte quelle che potete vedere in questa slide fino all'assistenza e alla manutenzione continuativa. Chi sono quindi gli attori di questo progetto che passa attraverso i sei processi che abbiamo visto? Beh, sicuramente il gruppo tecnico per la gestione del portale SUAP, quindi io e le mie fantastiche colleghe del team SUAP. Una comunità di pratica ed apprendimento SUAP che abbiamo costruito nel 2022 in Friuli Venezia Giulia, della quale fa parte un'ottantina di comuni, ed è una comunità in espansione dove ci sono
ovviamente è una comunità su base volontaria, dove sono presenti operatori di sportello sia di vecchia data, quindi molto esperti, sia operatori nuovi, quindi esperti comunali. Le nostre esperte PNRR anche ci daranno una mano in questo gruppo di lavoro preordinato alla realizzazione del chatbot. Ovviamente la nostra società in-house per l'informatica che si chiama InSiel, e poi ci sarà un fornitore esterno del tool di intelligenza artificiale generativa che andremo ad utilizzare. Chi può realizzare un chatbot per il SUAP e chi, detto proprio in maniera sincera, è preferibile a questo punto che non si avventuri in un'operazione del genere, che, come vi ho detto, è comunque un esperimento unico ancora in Italia nel suo genere, quindi con tutti i rischi della sperimentazione. Beh, sicuramente. Il progetto è un progetto impegnativo sia per le risorse umane, ma anche per quelle strumentali e finanziarie che impegna. Quindi, a nostro parere, sinceramente, per un piccolo comune è difficile affrontare un progetto del genere. Bisognerebbe essere almeno in associazione. Se pensate che noi ci siamo messi a farlo addirittura come regione. Quindi non è una cosa così banale, elementare. La regione infatti lo realizzerà, come vi ho spiegato, in rete, coinvolgendo la comunità di pratica, coinvolgendo InSiel, coinvolgendo il fornitore del tool di intelligenza generativa, l'esperto PNR, eccetera. Quindi insomma c'è tanto lavoro da fare. E il team di progetto infatti ve l'ho indicato qui così vi rimane anche come traccia. Certo, c'è bisogno di integrare un database di conoscenza certificata, no? C'è bisogno di costruire, co-costruire centinaia e centinaia e centinaia di domande che l'operatore di back office potrà poi un giorno proporre all'assistente virtuale, ma anche le correlate risposte, e non risposte qualunque, le risposte esatte. Ci sarà bisogno di test continui, e gli esiti, noi già sappiamo che gli esiti di questi test potranno essere a volte assolutamente entusiasmanti, a volte anche piuttosto frustranti, perché il sistema potrebbe non rispondere bene, almeno all'inizio. Tempistica, e la tempistica, ve lo devo dire, è lunga. Noi prevediamo minimo 6 mesi fino a un anno, quindi ci piacerebbe che fosse pronto per maggio 2025, magari in una versione ancora beta, ma insomma speriamo, dandoci parecchio da fare, di riuscire a poterlo presentare anche a livello nazionale nel maggio 2025, con tutte le difficoltà del caso dovute al fatto che, come ho già anticipato, non abbiamo precedenti a cui rifarci, quindi siamo proprio in una fase di totale sperimentazione. Quali saranno i prevedibili costi? Anche qui bisogna essere molto onesti, perché se foste interessati nelle vostre organizzazioni a fare da soli un'operazione di questo tipo, dovete sapere che comunque ci sono diversi costi, sia in termini ovviamente di risorse umane, di impegno proprio delle persone che devono star dietro al progetto, che devono impegnarsi nella creazione delle domande, delle risposte, nei test, nel monitoraggio della soluzione, nelle correzioni. Quindi operatori interni al comune, ma anche magari il fornitore esterno, no? A cui ci si affida. E quindi ci sono, come evidente, anche dei costi finanziari, e sono piuttosto alti, perché si parla di cifre che superano i 100.000 euro per fare un'esperienza di questo tipo. E poi ci sono anche da tenere in considerazione oneri economici per la formazione e l'addestramento dei nostri operatori di back office. Quali saranno le funzionalità del chatbot SUAP nel dettaglio? Ho cercato di riassumervele qui, quindi una conversazione di tipo naturale, no? La caratteristica, anche la simpatia forse di questi
sistemi chatbot è proprio questa, no? La conversazione naturale. Quindi tu gli interroghi e che fai? La prima cosa che fai è ciao chat e lui ti risponde buongiorno, come posso esserti utile? Quindi c'è quasi anche, c'è un modo anche simpatico, no? Carino di interagire con loro. La funzionalità poi di ricerca delle informazioni, quindi il chatbot deve essere in grado di cercare le informazioni necessarie, per rispondere alla domanda dell'operatore SUA, attingendo da quella base di conoscenza certificata che vi dicevo prima, che noi forniremo al bot, quindi non dovrà pescare nell'universo del web, ma laddove noi gli diciamo di pescare nella normativa nazionale, in quella regionale, nelle schede descrittive delle materie SUAP che sono già presenti sul portale regionale del SUAP, nei manuali, nelle linee guida. Quindi la base di conoscenza da cui lui pescherà le informazioni gliela diamo noi. Il copiloting, quindi il chatbot, suggerirà all'operatore SUAP le azioni da compiere, i documenti da richiedere, i controlli, i passaggi, eccetera. E poi altra funzionalità, il feedback e l'apprendimento, quindi dovrà raccogliere il feedback degli operatori sulla sua stessa performance, in modo tale, implicitamente o esplicitamente, in modo tale che si possa poi migliorare sempre e costantemente la performance di questo assistente virtuale. Qualità attesa, beh, le risposte accurate, un tempo di risposta rapido, la personalizzazione delle interazioni, quindi il nostro chatbot attraverso la modalità di apprendimento continuo potrà sempre più personalizzare le risposte ed essere di grande, speriamo, lo vogliamo, supporto per i nostri operatori, in particolare neoassunti. Come garantiremo questa qualità? Beh, con test approfonditi, con continui feedback degli utenti e con aggiornamenti continui, quindi sicuramente un grande impegno. Devo segnalarvi però che anche l'atteggiamento degli utenti deve essere quello, di scetticismo educato. Quindi noi, garantiamo che il chatbot andrà a pescare da una base di conoscenza certificata, però escludere a priori distorsioni o allucinazioni non è possibile, non in questo momento, magari in futuro sì, in questo momento no. Quindi in ogni caso anche gli operatori SUAP che si serviranno del chatbot dovranno sempre avere questo atteggiamento di scetticismo educato. Quali saranno i rischi? Beh, i rischi ve li ho indicati qui, sono tanti, anche perché appunto è una sperimentazione, quindi forse ecco, ci siamo posti anche il tema, ma è il momento giusto o dovremmo aspettare? Cioè, dovremmo aspettare che ci sia magari maggiore conoscenza di questi assistenti virtuali, maggiore diffusione? Però se aspettiamo non facciamo sperimentazione, quindi meglio avere un prodotto imperfetto ma fatto che attendere il momento perfetto che forse non arriva mai. Poi ci servono molte conoscenze del dominio SUAP, dobbiamo integrare il chatbot con il portale regionale del SUAP e con le sole fonti certificate. E potrebbero esserci delle difficoltà a gestire richieste, magari molto domande molto complesse degli utenti, e il lavoro di addestramento è sicuramente un'incognita perché non abbiamo prototipi o precedenti. Ci sono ancora, e sto per chiudere, limiti di utilità di un chatbot di intelligenza generativa per il SUAP? Beh, sì, lo abbiamo già detto e lo ribadiamo perché è molto importante. Non è immaginabile sostituire la figura di un responsabile del procedimento o di istruttoria con un algoritmo, quindi le responsabilità della persona reale rimangono. Ecco perché il riferimento allo scetticismo educato di cui in due slide precedente. Il chatbot sarà un aiuto, ma non può valutare gli effetti di una fase istruttoria, non può prendere decisioni, non gliele possiamo affidare, l'intelligenza umana rimane sempre sovrana. Infine, ci sarà ovviamente un piano di comunicazione di cui vi ho riassunto qui gli elementi fondamentali, perché anche comunicare, no, un'esperienza è necessario
necessariamente una fase che va fatta e va messa nella lista dei conti, no? Dei conti economici, delle spese che comunque questo progetto andrà a, diciamo così, determinare per la regione Friuli Venezia Giulia, la quale comunque fa questa operazione in nome e per conto di tutti i suoi 215 comuni, quindi riteniamo che sia un'operazione, si spera, efficace, efficiente e anche, nonostante il costo a cui vi ho accennato, economica a livello complessivo. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Eccoci. Grazie, grazie Monica. Vogliamo passare la parola direttamente al dottor Luciani? Ah, Clelia, la dottoressa Fusco ci dice un progetto che può essere riutilizzato da altre amministrazioni. Scusa un attimo, Santino, vedo una domanda in chat rivolta alla dottoressa Peletig. Sì, rispondo subito alla dottoressa Fusco. Assolutamente sì, quando sarà ovviamente, quando avremo un risultato da poter mostrare. Quindi questa è una fase embrionale. Se, come siamo fiduciosi, a maggio 2025 potremo poi presentarlo magari nell'ambito di Forum PA, l'idea è proprio quella di mettere a disposizione di altre amministrazioni la nostra esperienza. Assolutamente sì. Grazie, grazie mille. Perfetto, grazie. E se non ci sono altre domande, passerei la domanda al dottor Luciani che ci avviamo in conclusione. Grazie. Grazie, Pamela. E saluto la dottoressa Feri e mi congratulo col progetto, ho seguito chiaramente in silenzio un'iniziativa molto interessante che ha anche diversi punti di contatto rispetto alla nostra attività di produzione di una piattaforma a favore di un servizio, diciamo, di verifica, anche questo a favore dei piccoli comuni e dei funzionari. Quindi anche qui il tema dello scetticismo e dell'attenzione all'utilizzo è doveroso assolutamente. Mi scuso alla dottoressa Maffei che non ho potuto seguire, ma ho visto con interesse le slide che mi ha inviato, sempre molto precise e circostanziate, quindi complimenti anche alla dottoressa. Bene, allora io procederei alla condivisione dello schermo e così possiamo iniziare la nostra piccola carrellata sull'uso e sulla piattaforma di Altesso. Adesso non so se vedete correttamente il mio monitor. Datemi un feedback. Sì, si Pamela, vede, si ok, vede, benissimo. si vede, grazie. Ottimo. Allora, questo è, diciamo, la splash page, come si diceva negli anni 90, quindi la pagina d'ingresso per diciamo, il funzionario comunale che accede alla propria area individuale. Sottolineo il tema di area individuale perché questa è una dei punti di forza di questa piattaforma. Non è una piattaforma generalista, ma è una piattaforma configurata sulle caratteristiche personali di 248 comuni che sono gli attuali utilizzatori di questo sistema. Quindi entrando nel proprio ambiente si entra in un ambiente personale del gruppo di lavoro del comune. Personale perché lo vedremo per una serie di elementi. Quindi vado ad accedere e abbiamo così una schermata, adesso non guardate l'amministrazione perché sono anche amministratore, con due opzioni. La possibilità di accedere a un motore di ricerca, e questo come dico sempre non è Google, ma è un motore di ricerca puntato su un repository che abbiamo costruito insieme ai comuni e insieme, tra virgolette, a, diciamo, repository certificato normativo sostanzialmente da cui il comune può pescare in maniera molto mirata, quindi non si rischia di andare su informazioni o su documenti
che non sono corretti o non sono aggiornati. Quindi ho fatto un esempio dei termini verde pubblico e quindi ho, come potete vedere, anche i numeri della documentazione disponibile nel database in cui il motore ricerca è abbastanza ricco e ho la possibilità di accedere direttamente al documento sostanzialmente. Quindi voglio vedere un collega che ha in tutta Italia sostanzialmente ha redatto una determinata verde pubblico per potermi così ispirare sostanzialmente. Quindi posso vedere sostanzialmente, inoltrarmi il file oppure aprirlo e ho l'accesso, come possiamo vedere, direttamente alla determina sostanzialmente che mi interessa, me la studio, me la guardo e eventualmente posso anche decidere di, come dire, personalizzarla. Quindi questa è una prima opzione, diciamo, di visualizzazione. Quindi parto dal lavoro di altri, ma questo comunque non è chiaramente la piattaforma di Eagle Desktop, ma è chiaramente è un motore di ricerca. Torniamo al portale principale e entriamo invece nella vera e propria piattaforma che chiaramente ha anche la possibilità attraverso l'intelligenza artificiale di avere un supporto, dare un supporto ai singoli funzionari comunali. Lo sforzo abbiamo fatto insieme chiaramente al fornitore su indicazioni di funzione pubblica che ci ha dato un po' di direttive su come realizzare questo strumento. Abbiamo cercato di dare al funzionario comunale uno strumento che sia più, come dire, agevole, più user-friendly possibile e più simile possibile agli strumenti che lui utilizza. Normalmente, chiaramente cosa usa lui normalmente? Il classico foglio Word con delle funzionalità di, diciamo, video editing piuttosto che altre funzionalità invece che vedremo a breve che sono connesse a questa piattaforma. Ora, diciamo, abbiamo tre scenari d'uso di questo strumento, che è uno strumento di, lo sottolineo da subito, di verifica normativa. Nel senso che se io ho un atto normativo che voglio redigere, ho una base di partenza, il sistema fa una verifica, ma il sistema non corregge l'italiano. Ecco, questo spesso viene la domanda nei nostri corsi. No, l'italiano, quindi qui il sano scetticismo di cui si diceva chiaramente la dottoressa Felitic, ecco, attenzione a quello che facciamo con questi strumenti perché lo strumento ci sostiene su alcune azioni, quindi non tutti. In questo caso noi ci siamo focalizzati sulla verifica normativa. Perché? Perché chiaramente funzione pubblica, allora appunto direttore capo dipartimento Marcello Fiori aveva la priorità di verificare che, o meglio, più che verificare, minimizzare il rischio che gli atti comunali fossero errati e quindi impugnabili e quindi annullabili o nulli e quindi la macchina amministrativa in qualche maniera si blocca e si ritarda. Quindi ha chiesto, con questi soldi vorrei realizzare questo strumento di verifica della correttezza normativa di un atto. Quindi dicevo tre scenari d'uso. Primo scenario, io sono qui nella mia area individuale, quindi ritorno al concetto di area individuale di cui vi accennavo prima. Questa è un'area individuale nel senso che il comune trova diversi strumenti. Qui chiaramente trovo un'alberatura con tutti diciamo, gli atti amministrativi che abbiamo mappato, che non sono tutti, lo dico, è giusto dire la verità. Noi purtroppo con il tempo e con i soldi a nostra disposizione siamo riusciti a mappare soltanto 110 procedure o atti, ce ne mancano ancora almeno 400 per esaurire l'intero bacino delle procedure e degli atti amministrativi che sono propri dei comuni. Quindi chiaramente qui il comune ha un elenco di tutti, di alcuni 110 provvedimenti che può adottare, poi vedremo uno per fare un esempio. E questi strumenti sono comuni a tutte le aree individuali. Tutti i 248 comuni entrando trovano questa alberatura che vedremo. Però come è realizzata l'area individuale? L'area individuale è realizzata in maniera tale che ci sia un repository proprio ed esclusivo soltanto del comune. Nel senso, se io entro in documenti del comune,
vedrò le pratiche che io ho lavorato come comune e non vedo le pratiche degli altri. Quindi ho un repository che è personale, personalizzato, quindi entrando io o i miei colleghi dello stesso comune, troviamo, diciamo, tutti i documenti che abbiamo lavorato. Ne abbiamo uno a titolo esemplificativo, quindi è una determina a contrarre ed è un testo così, tra virgolette, interlocutorio che magari un collega mi passa la consegna e dice vai a vedere quella pratica perché oggi sono in ferie oppure sono impegnato in un altro servizio, completala. E quindi c'è una specie di passaggio di consegne che si può fare. Altro elemento di individualità di quest'area è fatto dall'archivio del comune, nel senso che i 248 comuni che rispetto ai 434 iniziali che avevano detto che erano interessati a questo progetto, 248 di questi 434 ci hanno autorizzato o hanno contribuito a realizzare un archivio documentale proprio. Quindi ci hanno dato banalmente una serie di file scansionati oppure in PDF nativo che sono esclusivi del comune. Quindi una specie di archivio remoto di cloud della documentazione degli atti amministrativi comunali. Quindi chiaramente noi li abbiamo caricato tutti a sistema e quindi il funzionario può accedere alla propria area individuale e ritrovare in qualche maniera tutte le pratiche che sono, diciamo, in archivio nel proprio comune, senza dover andare a spostarsi di ufficio, chiedere al collega, ha tutto qui a portata di clic. E fin qui, diciamo, tutto abbastanza banale, perché comunque, diciamo, sono documenti che hanno generato parecchio lavoro da parte nostra, ma non c'è nessuna intelligenza, è soltanto una questione di organizzazione. Torniamo all'alberatura, quindi dei modelli. Quindi io accedo all'alberatura, voglio ad esempio realizzare un'azione, un modulo, tra virgolette, di ad esempio attività di, possiamo vedere, affidamento beni e servizi e vado su ad esempio un affidamento sotto appalto sotto soglia. E il sistema mi propone sostanzialmente quelli che sono i modelli che noi abbiamo acquisito e abbiamo messo in piattaforma sostanzialmente. Quindi, come si fa una lettera di affidamento? Il comune chiaramente clicca sulla lettera di affidamento e c'è il modello di lettera che vede tutto vuoto sostanzialmente. Questo andrà configurato dal funzionario con i dati del comune, con i dati della gara e quant'altro. E dove interviene l'AI e dove interviene chiaramente la meccanizzazione del supporto nell'analizzare il documento. Quindi il documento viene analizzato dall'AI e trova dei riferimenti normativi. È l'elemento che vi dicevo su cui il sistema dà un supporto al funzionario. E l'AI identifica nel documento dove sono citati dei riferimenti normativi. E ho la possibilità anche di andare a verificare di cosa si tratta, direttamente, eventualmente anche con la consultazione diretta su normativa. Ho la possibilità di andare a verificare dove nel documento è citato questo decreto legislativo e come potete vedere in questa cartina gialla c'è un più sostanzialmente, quindi un alert per il funzionario comunale che viene in qualche maniera allertato che questo decreto è stato recentemente modificato o aggiornato, per cui deve fare attenzione a quello che va a redigere e perché chiaramente potrebbe dover inserire alcuni elementi aggiuntivi rispetto alla novità normativa di questo decreto. E quindi in questa maniera io posso eventualmente, ad esempio, se mi interessa inserire l'articolo 2, entro nell'articolo 2, si carica. Andiamo. Ecco qui, e posso eventualmente andare a inserire nel documento direttamente un comma piuttosto che l'altro. E come vedete, quindi chiaramente si tratta di operazioni che facilitano, diciamo, in qualche maniera il data entry, ma che andranno comunque con lo sano scetticismo, diciamo, configurati e modificati dal funzionario. Quindi, primo caso d'uso, vado a scegliere un modulo,
rispetto a tutta l'alberatura dei flussi procedurali dei moduli che sono presenti in piattaforma. Controllo del modulo, inserimento eventualmente di novità normative dentro al modulo che mi sto configurando. Secondo scenario d'uso, un'altra cosa importante di cui volevo prendervi edotti è l'infoistruzioni. Nel momento in cui io scelgo questo modulo, il sistema mi dà un alert e mi dà un alert che la lettera di affidamento fa parte di un flusso. Lettera di affidamento la troviamo qui, quindi attenzione, se non hai la determinazione di affidamento di opera, che comunque ritroviamo qui, stai facendo un passo in avanti e quindi se stai predisponendo la lettera e non hai la determinazione, devi prima realizzare la determinazione rispetto alla lettera. Quindi è una specie di piccola guida in mano al funzionario per orientarsi rispetto a un flusso procedurale. E questo chiaramente è personalizzato procedura per procedura. Per quanto riguarda la seconda modalità di navigazione, chiudiamo un po' di finestre, è la scelta di una procedura, quindi dal modulo a una procedura. In questo caso io posso andare a scegliere una procedura. E in questo caso il sistema non mi presenta più i singoli moduli, ma una procedura vera e propria. Quindi vado a scegliere qual è la procedura che io, ad esempio, devo istruire. Per esempio, possiamo prendere non so, un'autorizzazione passeggistica, ad esempio. E quindi vado a aver beccato giusto quella che ha soltanto un documento. Ritorno indietro. Ok, vediamo una procedura più, diciamo, complessa che avevo. Questa è quella che ho aperto prima, scusate. Ecco, questa qui, cioè la procedura di mobilità. Quindi sono entrato in una procedura e il sistema mi propone una serie di diciamo, archivi e di file che io devo in qualche maniera compilare per istruire questa procedura. Quindi qui a portata di clic di mouse ho tutti i documenti che devo redigere. Alcuni possono essere obbligatori, altri sono facoltativi, nel senso facoltativi se li ho già redatto e man mano che io compilo questi documenti, il sistema mi permette di avanzare nella procedura. Quindi, scusate, e vediamo un flusso procedurale più avanzato. Ad esempio, qui vedete, qui ho predisposto in verde un documento che è completato. Questi li avevo già in archivio, magari li hanno elaborati altri colleghi, quindi non li devo istruire. E quindi mi dice il sistema che sono al 20% del completamento. Alla fine dell'istruttoria, io ho la possibilità di esportare tutti i documenti sul mio PC per poi eventualmente farli firmare o inviare il protocollo o quello, insomma, stamparli o le lavorazioni che devo fare. Quindi, secondo caso d'uso, istruzione su una procedura più complessa, quindi dal modulo alla procedura. Terzo caso d'uso, chiudiamo un po' di finestre. Terzo caso d'uso è invece la possibilità di in qualche maniera scegliere un file dal mio computer, sostanzialmente. Allora, torniamo indietro. Ok. Quindi dal mio interfaccia di accesso ho la possibilità di aprire un file direttamente dal mio PC e vado sostanzialmente su un file che io posso andarmi a scegliere. E sostanzialmente posso eventualmente andare a scegliere un file che mi è utile sostanzialmente per la mia attività. Ad esempio, avevo preparato alcuni file sostanzialmente particolari già con la possibilità di pazienza, era in progetti attivi. Ecco. E presentazione, archivio, presentazione. E
appositamente elaborato un bando di mobilità disseminandolo con alcuni errori, quindi io vado ad aprire il mio file sostanzialmente, vado ad aprire il mio file e sostanzialmente sto lavorando anche, diciamo, sul locale, quindi ho aperto un file nel mio PC e diciamo, il bando di mobilità e dico, ok, questo magari è un bando che ho redatto 3 anni fa e ho il dubbio che ci siano dei riferimenti errati sostanzialmente. In questo caso vado a fare il confronta e salva, o meglio, l'analizza documenti e il sistema, anche qui come vedete, ha trovato una serie di crediti e di riferimenti normativi che sono da aggiornare, altri che invece, questi gialli senza il più, sono validi e poi ha trovato degli altri riferimenti. Vedete, in rosso ci sono dei riferimenti normativi totalmente errati, perché non esistono. Quindi li ho volutamente, diciamo, nel documento, ho inserito dei riferimenti errati e il sistema li ha rintracciati. E quindi il sistema rileva sia gli errori, quindi, sia i riferimenti normativi che sono in qualche maniera da aggiornare. E queste sono, diciamo, le caratteristiche della piattaforma. Poi abbiamo anche la e-engine, che però ritengo che ultimamente non stia lavorando benissimo. Adesso non so se l'hanno sistemato con l'intelligenza generativa, infatti non l'hanno sistemato ancora. Comunque qui c'è la possibilità, interrogando il sistema, di farsi redigere direttamente una determina dirigenziale per una gara sottofondo. Così, se uno ha la curiosità di vedere da sistema che cosa viene fuori? Questa è una I che interroga dei database particolari, quindi non è una ricerca libera su tutto internet, ma soltanto sul nostro repository di generazione normativa. Quindi questi sono gli strumenti a disposizione del funzionario comunale. Come è evidente, non è una piattaforma di semplice utilizzo, per cui la difficoltà maggiore è entrare in piattaforma, imparare, diciamo, i rudimenti base, quindi uno sforzo di investimento, di formazione iniziale molto che non è, diciamo, eccessivo, ma che bisogna avere quelle 7-8 ore di tempo per dedicarsi all'attività formativa, per imparare i rudimenti ed evitare poi di usare male la piattaforma, gli strumenti. Superata la soglia, chiaramente, di apprendimento, e che chiaramente può essere anche difficoltoso il coinvolgimento dei funzionari che sono molto operati, però superata questa soglia, chiaramente il funzionario ha in qualche maniera un investimento in termini di tempo che, diciamo, decuplica la sua capacità di produrre gli atti in maniera molto più veloce e in maniera molto più corretta, senza andare a chiedere al collega o alla collega di un altro comune. Come potete immaginare, quindi, però serve un investimento di studio iniziale per poter in qualche maniera padroneggiare questo strumento. Bene, io avrei completato e sono chiaramente a disposizione per le domande. Grazie, grazie mille. Ringraziamo il dottor Luciani. Mi piacerebbe anche avere un minimo di feedback dalla dottoressa Feletti già a proposito della nostra piattaforma di Legal Desktop, se dalla presentazione che ci ha appena fatto il dottor Luciani, se la reputa uno strumento utile, perché a noi piace molto come strumento, ci sembra molto. Sono benvenute anche le critiche, benché costruttive, perché vi assicuro che è Certo. stato veramente molto, molto Ma complesso. oltretutto non è un prodotto finito, è un prodotto in divenire, quindi le critiche possono essere strumento di lavoro. In genere il Scetticismo funzionario. educato, diceva la dottoressa, parola bellissima. Scetticismo educato. Io mi limito a dire che come ogni sperimentazione,
come sarà anche la nostra, può avere ovviamente attualmente dei limiti, può essere perfezionata, migliorata, ma ci sta perché fa parte proprio del processo di. Quindi intanto complimenti per l'iniziativa che mi auguro venga apprezzata dalle amministrazioni partecipanti che, se ho capito bene, sono piuttosto numerose, no? Cioè, si parlava di centinaia di amministrazioni, quindi un prodotto che avrà anche una diffusione non indifferente. E che dire, complimenti e continuate così. Francamente non sono in grado di poter dare contributi, ecco, eventualmente in questa sede. Grazie mille, non Bene. era sollecitare un complimento quanto invece avere un feedback da voi che siete molto più avanti anche nello studio di strumenti e anche di modalità. Fate un po' da apripista in genere, quindi ci interessava, a me personalmente interessava un feedback. E detto questo, vi ringrazio tantissimo, ringrazio i relatori per la presentazione chiarissima e per le preziose slide. E nel caso della dottoressa Feletti più come della dottoressa Maffei, e vi ricordo che saranno poi su territori in rete sia la registrazione che i materiali presentati. Non ci sono state domande, comunque sapete che scrivendo la posta di progetto potete comunque portare riflessioni e domande che poi provvederemo a girare tranquillamente ai relatori. Detto questo, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi avviseremo per le nuove attività, visto che questo webinar, come detto in avvio, chiude quello che era il ciclo dei webinar della primavera. L'abbiamo chiuso in autunno, va bene lo stesso. Grazie mille a tutti e buona giornata. Grazie, buona Arrivederci. giornata. Grazie, arrivederci. Ci vediamo. Grazie.